Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O augusta regina delle vittorie, o sovrana del cielo e della terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o regina gloriosa del Rosario, noi, devoti figli tuoi, raccolti nel tuo Tempio in questo giorno solenne, affidiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza dove siedi regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli dell'anima e del corpo, quante calamità e afflizioni ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio Divino e vinci con clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace e di perdono. È vero che noi per primi, benché i tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E noi gementi stendiamo a te le mani supplichevoli gridando misericordia. O madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di quanti che si dicono cristiani e pur offendono il cuore amabile del tuo Figlio. Pietà oggi imploriamo per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché bendito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci. Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi coronata regina alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i cori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette.
Tu sei l'Onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati e immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi tuoi figli perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che vediamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera tra le madri, e oggi stesso da te aspettiamo le sospirate grazie. Un'ultima grazia noi ora ti chiediamo, oh Regina, che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore tuo costante ed in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento Papa Francesco, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei richiamata Regina delle Vittorie. Aggiungi ancor questo, Madre, concedi il trionfo alla fede cristiana e la pace alla società umana. Benedici i vescovi, i sacerdoti, benedice infine tutti gli associati a questo Tempio e quanti coltivano e promuovono la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci rannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro del comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, al te l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.